Ci aggiungiamo i pinoli. Quindi frutta secca, così abbiamo anche un po' di croccantezza. Noci, che le troviamo in tutti anche i piatti natalizi. E mandorle. E mandorle tritate. Quindi è un piatto anche abbastanza ricco, no? Sia a livello energetico, calorico, ma anche di sapore. Toscana e Palestina unite nel segno della festa all'interno della baita tirolese dei mercatini di Natale in Piazza Grande ad Arezzo. Ad unire i sapori dell'Oriente e dell'Occidente con due ricette originali ci ha pensato lo chef italo-palestinese Shadi Asban. Al fianco di Shadi, alcuni allievi dei corsi da cuoco dell'Accademia del Gusto fondata dalla Confcommercio Aretina. Sono venuto qui per unire tante cose, tra cui appunto principalmente Oriente e Occidente, perché ovviamente, come sapete, ho origini di Betlemme, sono qui appunto nella baita di Piazza Grande per proporre prodotti del Natale. Ma la cosa più bella è che sono qui in veste di Accademia del Gusto e oggi ne sono anche il docente, infatti ho portato con me i ragazzi, come vedete là dietro, che mi aiuteranno a preparare questi prodotti molto particolari, quindi non da tutti i giorni, rivisitati in chiave più toscana, diciamo, quindi ricette che vengono da Betlemme ma rivisitate con prodotti locali, prodotti tipici italiani, ma andate a ritoccare un po' con il mio gusto di spezie ed erbe aromatiche. L'Accademia del Gusto è un laboratorio polifunzionale dove noi facciamo attività per il settore agroalimentare. È un'attività fatta con dei laboratori di cucina dove andiamo a sperimentare le tecniche e le competenze del settore specifico, che è quello agroalimentare. Il grande successo dell'Accademia del Gusto è quello, cioè trasmettere ai giovani le basi di questo mestiere, fatto anche non solo di eventi ma anche di tanto sacrificio, e arrivare ad avere risultati eccezionali. Quindi io gli auguro la carriera di Shadi, che poi Shadi è giovane, quindi auguro a Shadi di crescere da questo punto di vista.